Fra, buondì, racconta un po' chi sei al pubblico di Pagella Non Solo Rock e di Polvere Magazine. Allora, io sono Michael, in arte Mikey, ho 20 anni, sono nato qui a Torino. Allora, la mia musica è iniziata circa un anno fa, che praticamente ho conosciuto un mio amico, che è qui presente, si chiama Mattia, e lui già cantava e cose, cioè già musica, no? E quindi lui mi disse: guarda, c'è un beat libero, che ne pensi se ci facciamo due insieme? E io dissi a Mattia: ma non credo proprio, dai, non ho mai fatto musica e quell'altro, credo che non sono bravo. Abbiamo provato a cantare e è venuto un bel pezzo. Quindi tu che genere fai praticamente? Allora, il mio genere musicale è reggaeton. Ok. E chill, cioè chill sarebbe musica col pianoforte. Sì, 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 chiaro, molto, molto, molto chiaro. E cosa ti ha spinto a iscriverti a Pagella Non Solo Rock quest'anno? Allora, mi sono iscritto a Pagella Non Solo Rock perché sempre un mio amico l'anno scorso si è iscritto, ha detto: guarda che sono aperti i casting di Pagella Non Solo Rock, visto che l'anno scorso non l'hai potuto fare, che non ti sei iscritto, beh, quest'anno provaci anche tu. Ho visto i casting e mi sono iscritto. Ok, e hai già fatto l'esibizione? Come, se sì, com'è andata? Sì, sì, ho fatto l'esibizione. Io, allora, non sono uno che si dà tante aree, però io penso di essere andato bene per quello che è il pezzo, speriamo che spinge e vada avanti. Dai, buono, buono. E progetti futuri sia all'interno di Pagella Non Solo Rock che al di fuori? Cioè, se dovessi andare avanti, cosa ti aspetti? Si spera sempre che magari ho successo. Se dovessi avere successo, mi piacerebbe tanto incontrare cantanti famosi e poi aprire uno studio tutto mio. Ok. Con il mio amico presente. Dai. Mi sembrano delle ottime prospettive. Allora ti auguro un enorme in bocca al lupo per questa edizione di Pagella Non Solo Rock 2024. Spacca tutto.